Per essere umile. Io comunque mi aspettavo che Inoki Draft Gold l'avesse messo. Ragazzi, siamo in live. Siamo in live, ragazzi. Ciccio, siamo in live. Ciao. Dai, vieni qua, fai il video. La testa tagliata. Quadrami il ciccio. Io sono il pam pam pam. L'altra. Ma l'altra ancora. L'altra ancora. Moderatore. Cazzato ciccio, mi cazzato. No. Voglio morire senza piangere. Cos'è? Sono io chi è? Buongiorno. Mi lasci il ferro che vi sparo. Benissimo. Ragazzi, sono allegro stasera. Questa è la... è una... pistola calabrese. L'unico 38 col mitra incorporato. Sì. Il mitra 38 le faccio. Cazzo, forse muoio. Automatico. Ferrali. Per cosa? Per il revolver a raffica. Tamburo. Automatico. Ma certo. Le mitragliatrici. Maga. O io mi dissocio dalla violenza. Sì, esatto. È tutto finto. Questa è la pistola. Pistola finta. C'è il giallo rosso. Raga, oggi è la giornata contro la violenza sulle donne. Infatti non c'è neanche una donna qua. Vero, ragazze? Ci sono le donne. Come ti permetti di chiamare ragazze le donne? Prima cosa. Cioè, perché no, li levo può. Degli anni, mi sai dissocio, che dopo 25 anni sono carne frollata. Mi dissocio! Un tunnel. Bene. Allora ragazzi, buongiorno! Bene! Ho detto bene! Buongiorno non si può dire. Oh, ho capito, non può fare niente. Mi dissocio. Ragazzi, oggi si paga che chi ma dov'è il microfono? Io dovevo anche... Non ce l'hai al collo, Barlo, il microfono? Ah, ecco, perché non lo vedevo, mi sono preso male. Ma c'è qualcuno? Ci sono 200... Per ora 230, stanno arrivando. Siamo entrati presto perché volevo fare la gheggonas. Siamo presto, dai. Buonasera, figli della me. Oggi siamo qua con ospite, abbiamo... Ciccio che non si vede perché ha metà. Perché ormai ha fatto i soldi. Che tra un po' ha detto che deve scappare. Ha detto che c'ha i cosi no, del copyright. Ascolta, ma tu Bosley lo vedevi? Tipo i genitori di Mucca e Pollo. Sì, è vero che si rosso. Vedevo quel cartone animato col pastore afghano. Cosa? Che non si vedeva mai il padrone, lei anche la mamma. Ma tornava a casa. Il pastore afghano? Sì. Non lo so, ma puoi dirlo, pastore afghano? Non lo so, perché a proposito stato... di tra l'altro ecco. Di carico, ho detto talebano, ho detto solo afghano. Hai detto talecano, mi dissocio. Talecano, quale gatto? Senti, a parte questo, abbiamo Cri Verde qua. Buongiorno. E poi abbiamo il dottor Fabiano Inedetto Inoki. Guarda, quello che applaude, che cazzo ne paga? Bravi! Props, neanche props a più nessuno. Fra ormai guardo la nebbia e c'è anche ispirazione. Senti, cos'è che ditti Novara? Aspetta un po', fammi finire di presentare. Intanto in regia abbiamo il dottor Fanghizio, a.k.a. Morden. Abbiamo anche un altro ospite che è venuto a salutarci col dottor Cischi. Che è... Non devo dirlo. Abbiamo qui il commercialista di Valentino Rossi. Riesci a far pagare anche a me una cosa acquacquata al posto che quando vado poi? Fabri, guarda per favore il recitato. Secondo me non mi trovo loro. Facciamo gli auguri a Cischi per compleanno. Auguri Cischi! Compleanno di Ciccio. Puoi tornare... No, è andato via, vabbè. No, un pezzo. Ho preso l'inquadratura che si vede meglio Ciccio. Finalmente. Io intanto spero che sentiate tutto quanto bene da casa. Se sentite tutto quanto bene, tra un po' si comincia con la live. Siamo entrati un pochettino prima, così, giusto perché eravamo tutti quanti qua a divertirci, quindi avevamo voglia anche di far divertire voi. Detto questo... Cazzo, che bello avervi tutti quanti qua. Che bella qua. Live divertente. No, più che altro non mi aspettavo di avere così tanta gente... Ciccio, non ti vedo più, non sei più quello del collegio. Da quando giri con quel tuo amico della Sardegna sei diventato una... Non posso dirlo che mi banna. Mi dissocio. Sardegna sì. Ho detto sono loro amici, sono tutti i suoi. Tutti loro amici. Hanno fatto il loro circolino di amicizie, no? Non ci lasciano fuori questo. No, cioè io ero venuto per salvare loro due, perché è una cosa ignobile. Io ero venuto per rubare qualcosa. Io non vuoi rubare quella roba, anche se chiedi te la regala. Al massimo che ma quello te lo puoi prendere. È quello della Circa che ci ha dato per i rapper. I ragazzi della Circa sono. Ragazzi, conosci la Circa, quelli che fanno il tavolo skate, le cose. Detto questo, ragazzi, prima di cominciare questa live, volevo ricordare che questa sera a mezzanotte su Spotify esce il nuovo singolo di un ragazzo che stiamo spingendo con la nostra etichetta. Che è Dez. La canzone si chiama Malibu ed è in featuring con Trinidad. Quindi... Tra l'altro,
ti sei messo il ma poi dice questo contrario di Daytona. Questo di chi è? Daytona KK. No, di Daytona KK. Chi cazzo è un ragazzo che non lo conosci. Grazie Daytona, ti spingo zio e ti invito per ascoltare perché è molto interessante. Bene, sì, 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 fa parte di quelle particolari Inoki white, si può anche modificare Inoki bianco, bianco. Si può modificare la voce sua. A me non c'è un'autotune un per... Se no ma devo attaccarlo, non posso mettermi a fare gli sbattimenti. Sono sui due. Oh, se avete un'autotune io canto anche con l'autotune. Vuoi farci un... leggendo i freestyle e i commenti? Ragazzi, no, che ha scritto Squid Game. L'ho scritto io. Scusa. Ah, sei Ghostlighter. delle sitcom coreane? Perché la prima tecnica era con questo passamontagna. Poi l'ha incassato perché dice... Va bene che c'è il filo spinato, vacca, Fabiano sembri quello che scippa le anziane alla posta, dicono. Vestito così, non mi nota nessuno. Non mi nota. Beh, la nessuno. È comunque... Solo quando nevica può andare in giro così. Perché si mimetizza, giusto? Novara nevica. Solo nevica. Sapete che i Noti ama Novara? Raga, comunque venite a Novara perché è bellissimo. Mamma posso... mia. Panorami mozzafiato. Panorami, posti per lavorare. Da cemento atomico a Novara. Deve essere bella corvetta. Allora, ci sono i corvi. Guarda, la Novara si lavora, non è che si guarda il panorama, si fanno i poeti. Ma infatti, qua, oh, ragazzi, sì, sembra il tipo che suona il flauto e scusa i serpenti. Ah, per non dire sick. È diventato uno sheik. E fa noi. Vabbè, io c'ho caldo, ragazzi. Qua è cominciata male la situazione. Beh, comunque già il quarto hype train. Noi pensavamo. Hype train, baby. È il secondo, è il quarto. Magari facciamo un quarto hype train per i Nocchi che non si prendono. Raga, è il compleanno di Cischi, è il compleanno di Jojo Cassano. Assolutamente. Quindi almeno 10 hype train, veloci. Dai, fate gli hype train, dai. Ma no, volevo dire una cosa. Sto arrivando, vado, eh. Ah, sei tu, sto arrivando. Perché... Io volevo dirvi una cosa, ragazzi. Ma lo sapete che Cischi fa gli anni lo stesso giorno di Paola Zucar? Ah. Ciccia Zucar. Tutto torna, Paola, lo sai. Andiamo anch'io. Ah, stronzo. Deve andare. Ci ha fatto la rinuncia anche da Paolini. Io, ragazzi, dovete sapere che sono il Paolini di No. Come c'è lui che mi ha mandato. Sono i troppi lati choice. Ci vediamo. Bravo. Ciao Paolo. Ciao a tutti. Ciao, ragazzi. Ciao, ma vieni a salutare. Vieni a salutare. Vieni a salutare, Valentino Rossi. Bravo. Ci siamo dopo. Ciao. Lui. Mi sa che il microfono è spento perché è una coincidenza bellissima. Ciao bro. Dici? Parla, ciao raga. Prova. Un'oretta a casa mia. Vabbè, come dopo. Guarda le pizzette. Io mi scelgo tutti a scendere. Oh, tutti quanti stanno lamentando che se ne va Cischi, incredibile. Impressionante. È lui, Life Man. Life merda. Hanno venduto tutto questo come uno special guest. Oh, ciao raga, buongiorno. Oh, buonasera. Iniziare. Possiamo iniziare tranquilli. Vale, eravamo tranquilli anche con col Ciccio, per carità di Dio. Però adesso possiamo... avere un po' il focus. In realtà io non ho voglia. Stasera non ho voglia di farmi intervista. E anche io, raga, per un cazzo. E mi dissocio da cazzo. Però no, vogliamo... No, adesso il chatto va di moda. Ti può dire, cazzo. È omofoba. Figa no. Okay. La figa è omofoba. Il cazzo invece è inclusivo. Ok. Tu includi spesso. Cosa? Tu lo includi. Ti fai includere. Allora, possiamo... adesso. Siamo tra amici, no? Non è che ci vede nessuno. Parliamoci chiaro. Ma le giapponesine... Quelle col valore aggiunto. Quelle col valore aggiunto. Cioè, col pene. Allora le tinte da Sailor Moon. Ok. Good o no good? Perché non l'ho mai beccato in giro per... A Milano, guarda. È pieno. Dove? No, a Corbetto. È Corbetto. Ma chi sono questi qua? No, le maid, le putanari. Non seguo proprio. Il sushi non lo mangio, raga. Non mangio sushi. Preferisco il pesce crudo. Comunque, è vero. Allora, Griglio. Posso dire che l'ho riascoltato il pezzo, è diventato una hit. Vale. Bandiera. Raga, non l'avevo capito. Incompreso. Non l'avevo capito. Roba. Era una hit. Tra tutti i dischi di merda che hanno fatto la versione repack deluxe con dentro ancora tipo, più merda. Tipo, citane uno, dai, così litighiamo con qualcuno. Oh, Capo Plaza, che ne so. No, invece quello... Non me lo ricordo, Capo Plaza, avevo detto un nome a caso. Allora, Plaza ha avuto solo un problema, ragazzi. Solo un problema, è stato forse un po' traviato da quello che era il suo personaggio. Perché lui è forte. Ah, sì. Però ci sono stati i repack di merda. Cosa? Repack di merda dell'Axe. In quest'anno sì, ma ci sono stati dei repack dove hanno inserito cose totalmente a caso, solo per rivendere la stessa merda, aggiungendo altrettutto dei pezzi usciti già in precedenza. Tony c'è una cosa F. Totalmente... Tony F. Ma Tony F ha fatto un bel dito. Allora sono tutti belli i repack adesso, guarda un po'.
Io tu ti ricordi qualche ripack? No, io c'è solo io, stato... raga, solo io ho fatto il ripack. Ma tu eri figo. Tu era figo. Gli altri non sono veri ripack. Inoki innovatore col book digitale interattivo. Cosa hai fatto? Cos'è il book interattivo? Sai qualcosa di questa cosa che hai fatto? O dobbiamo chiedere? Sì, lo so. Okay. Ho fatto questa fanzine in cui c'è dentro un QR code come il vaccino, come il Green Pass. E tu senti Inoki che ti spiega le canzoni. Ah, quindi è un speech. Okay. Le rime, sì. Beh, figo. Sì, ci sono. Io spiegavo le rime mentre le facevo, ti ricordi? Sì, veramente fastidio. In realtà è una bella cosa. Anche perché credo che in America vada tantissimo, soprattutto le tracce spiegate. Non lo so, lui va. Sì, ci sono tanti canali di nerd che... No, ma proprio anche direttamente agli artisti? Delle etichette che fanno... Però io parlo nella scena metal, Ok. Nella scena metal, la scena rap non mi sembra di averlo sentito. Conosco la Kuna Coil. Che noi, cioè che quello qua l'abbiamo vista lì a Games Week. Oh, ragazzi, 50 anni di donna. Non ti dice l'età! Ma va, ne ha 80, ne dimostra 20. Beh, 70. 70. Età. Come nel 98, bravissima. Ciao, Cristina. Ti ricordi le live a, non posso dirlo, Verona del 2014? Perché non puoi dirlo? C'è scritto una parola plan. Ah, sì? Non so, c'è scritto quella... Ma il paese si chiama Negrar, è un comune. Negrar, provincia di Verona. Si può dire, Negrar è una città. Hai fatto saltare un allarme. Perché è un paese così in Veneto e non in Toscana? Negrar è una località. Ah, non è un verbo? No, non è un verbo. Davanti un al bagno ne sa. Sei un cretino, però. A Negrar abbiamo fatto un grande evento. Con gente di varie etnie che ha partecipato, di varie sessualità e religioni, Poi? Che ha partecipato, e c'è stata grande hype, fregna, si può dire fregna? Sì, fregna, ancora sì. Fregna. E invece da poco hai fatto il live a Bolo? A Bologna, ancora? Questo evento che si chiama Bolo by Night, sì. Che approfitto del vostro canale per promuovere, certo. E invitare tutti quanti a Bolo by Night, che è un bellissimo evento. È una cosa figa, a parte figlio del capo? Sì, 13 Pietro. 13, okay. Che è molto bravo a fare il pacca, secondo bravissimo. Me. Molto bravo. Lui, tra l'altro, credo che suo padre non sia troppo d'accordo con la ma fatto padre... che faccia musica. Tra però da quello che ho capito è molto bravo. Signor padre di 13 Pietro, suo figlio è l'unico bravo, uno dei pochi. Sì, tra l'altro spacca 13 Pietro. È molto pop come cosa. Vive un po' questa roba di essere, insomma. Il peso dell'arte. Quello purtroppo è un grande peso che si porta giù la gente. È la responsabilità. Come fa Chinetti, no? Vedi suo padre. Ma lui non ha fatto niente. A parte prendere sberle da McGregor, perdonami adesso. Oh, era lì, lasciata, bam! Fai, colpo di cazzo. Colpo di cazzo. Secondo voi è successo veramente? Sì. Io so cosa è successo veramente. Eri lì. Anche io so cosa è successo veramente. E dopo te lo dico. Praticamente. Dopo glielo dice, hai detto. Fammi sull'uncino. Non è vero. Sono il tuo capitano. Bam! Okay. Allora, no, dicevo, Bolo by Night, ho visto che ti ha dato la possibilità di riconciliarti con qualcuno che magari prima non ti stava tanto simpatico. No, in realtà non li conoscevo, li sfottevo come ogni new entry, ho sempre sfottuto. Ma quello è il sanonnismo. Bravo, roba normale di bullismo, ma basico, sì, non bullismo evoluto, no? Bullismo basico. Bullismo basico, facciamo le magliette domani. Perché il boys basic bullies. No, anzi, avevo avuto modo di conoscerli e sapere che avevo ragione. Ovvio. Scherzo, sì. No. Bolo by Night è una roba inclusiva, assolutamente. C'è anche Gue. Assolutamente. Abbiamo fatto anche Gue, adesso abbiamo fatto Pacchi e avremo delle belle sorprese. Cioè, stiamo cercando di dare luce alla scena di Bologna. Okay. Più che altro per dare spazio agli emergenti di Bologna insieme ai big, non solo di Bologna. All'inizio siamo partiti da quelli di Bologna, per insomma dare un po' di luce a Bologna che negli ultimi anni non ne ha avuta molto. E soprattutto col Covid credo che ci siano dei gravi problemi anche, non so adesso li fate nei locali, in centri sociali o in club? I centri sociali, raga, non so se esistono. Esatto, come ancora funzionano adesso? Cioè, se esistono, mandatemi un'email che vengo. Cioè. Perché effettivamente col Covid nessuno ha parlato. Allora, io... Magia, no? Io so che qualcosa c'è a Torino, io abito vicino al Gabrio. Ah, fanno ancora attività. Fanno anche i vaccini. Ah, addirittura. Cosa? Sì, ma non quelli, quelli che erano dal 98, non quelli, erano i richiamini e basta. Ma fanno proprio anche le vaccinazioni, i tamponi. Scherzo, raga, scherzo. So che sono allora un paio sono resistiti. No, beh, a Milano c'è Lambretta che ha fatto attività durante il lockdown di portare il cibo a quelli che non potevano, però a livello di concerti, eventi, non so quanto poi ragazzi, magari anche loro quanto poi la roba funzioni. E a Bologna stiamo cercando di andare un po' in tutti i posti. Abbiamo iniziato con dei parchi per quando c'è ancora caldo. L'ultima l'abbiamo fatta all'Estrago con capienza limitata, Green Pass, tic tac e bombe a mano. Bello. Senti un po',
adesso che momento serietà, è un momento che sei un po' giù e ci sta, perché sono è umano, è normale, ognuno ha la sua vita. Sì, però quando suoni, quando fai questi eventi, quelle 2-3 ore che sei lì, riesci un attimo a staccare? No, fra, io quando salgo sul palco mi dimentico tutto, cioè la vita è là e io sono qua. Oh. Infatti vorrei stare sempre sul palco, però ho notato che ci vuole anche una certa preparazione fisica, che infatti alla prima, dopo 2 anni, cracca, osso rotto. Ah, perché, ma perché ti sei rotto il piede della gamba? Fatto il giovane. Hai saltato giù? Ho fatto il giovincello. Io non salto più giù dai palchi. Sono andato a fare il coglione in centro a Milano, come se avessi 16 anni. Come se piovesse. Esatto, e poi l'ho pagata al primo live, diciamo. Vabbè, raga, questo è che capitano. Cosa diceva Baudelaire, che dico, da cui io mi dissocio completamente, no, perché io con le poesie e i poeti proprio... No, io non so neanche chi sia, tra l'altro francese non male, lo conosco. Quando le ragazzine qua davanti ogni tanto che si mettono lì a studiare Baudelaire con le minne di fuori, sì, proprio di fronte a casa nostra, e si ascoltano la musica indie, se poi chiediamo a loro che cos'è Baudelaire. No, Novara qualcosa c'è. Allora, ma che tu che sono di Bologna, Baudelaire, però. Non sono assieme. No, non era Baudelaire, era Oscar Wilde, da cui mi dissocio completamente. Diceva che per sentirti giovane basta rifare queste sciocchezze che hai fatto 20 anni prima, solo che il fisico devi preparare. È quello il problema, cioè che tu un po' come il calciatore che ha smesso di giocare a calcio, tu hai una memoria di quello che eri, ma il fisico no. Tu, la tua mente fa il movimento, il passaggio, il colpo di testa, il tuo fisico ti dice vai a dormire, coglione, che ragazzi, intanto mi stavo bevendo questa cosa, mi inquadri su quella secondaria per favore? No, bravo, mi stavo bevendo questa cosa dal caso una ma scusa un attimo Fabio, a me sembra che tu ti prenda degli sponsor, non mi dica niente, ti intaschi dei soldi dalla Germania. No quella è una bibita alle salsicce. E da quando io non ho mai visto questa bibita tedesca, è una bibita ai crauti. No, me la sono comprata io, adesso sono uscito, guarda caso con l'offerta anche in oro, raga, me ne sono già bevuto due, mi sta venendo la tachicardia, se ne portate un'altra così almeno vado in ordine. Perché non è Red Bull, è il cappuccino. Barlo, questo è cappuccino in lattina, è c'è buonissimo. C'è anche il titolo Be Quiet, stai zitto. Cappuccino in lattina è buonissimo, non è uno sponsor. Scusa, posso berlo? Caffè in pause. Ma è coffee break, signore. Era solo per dire che me lo stavo bevendo, scusate. Vai, prego, scusate, non volevo mettere. E quindi ti stai intascando gli sponsor da solo? Assolutamente no. Fabiano, come funziona? Guarda che c'è da un Porsche. No, ma va, qua sotto. Andiamo a fare delle domande in chat, vi chiedete qualcosa. La chat sta chiedendo, ma con Jake La Furia, ma è una roba che ti volevo chiedere dopo. Non con è che Jake La Furia, ma no, ci siamo beccati dopo 20 anni, come fosse niente. Cioè, sembrava ieri che ci eravamo visti l'ultima volta. Grande, siamo andati in studio, abbiamo droppato cannoni. Abbiamo fatto un pezzo. Ok, figo. Ed era non solo lui, c'era anche Nerone? C'era anche Sciocca, che però in questo caso non è lo sciocca. Dov'è Sciocca? Oh! Sciocca! Ma dov'è Black Beats? Sciocca! Rockbeats, quella! Vandeschwanz! Perché bestemmi in chat? Ricordate Fab, il Ulti Verde, sono Matteo Sciocca, ha detto Rockbeat! Sciocca, forte tra i serpenti, sempre, eh! Occhio ai serpenti! Dove abbiamo visto l'ultima volta? Bologna? No, siamo andati da Modena. Da Modena, a una scuola. Non mi ricordo dove. A Ravenna. Cappuccino così, me lo date anche a me. Un crauti cappuccino. Sono finiti? Sì, mi cacchi. Ma te ne sei succati due? Mi piace. Ma ti cacchi quelli, eh? Voglio entrare nel team. Di se qua. Non ce n'è più, non lo so. Io... Sì, ok, è una nuova dipendenza. Va bene, eh? No, sa di ovo maltina, mi ricorda l'infanzia. Ne avevo tre. Mio papà la portava col camion. Maltina, raga. Quel merda mi ha lasciato i debiti. Ma chi? Mio papà. Scusa, ti sono fotte, perdona. No, però mi ha dato un ricordo d'infanzia, brutto, ma me l'ha dato. Dell'ovo maltina? Cosa ti sta piacendo collaborare con i ragazzi di Genova, eh? Molto, 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 molto. Ne avevamo già parlato nell'altra... Ce n'è ancora, Sara? Ancora? Finito. Cazzo. Vabbè, dai. Daniele, mi mandi un'altra cazza, per favore. Daniele, che c'è in occhi che... Te l'ho anche presentato, Daniele. Quindi ci dobbiamo mandare tutti e due. Vai. Dicevo, l'ultima volta che abbiamo parlato dell'incontro di Tedua, mi hai raccontato quella storia bellissima che io non sapevo di Tedua, che era in casa in affitto qua. Qua, vicino a... Sì, a Trecate, se non sbaglio. Non mi ricordo, il Borgo Manero, se roba qua. Sì. E... effettivamente io poi adesso è un po' sparito dai radar lui, ma no, c'è sempre. Beh, per quanto riguarda le pubblicazioni intendo, secondo me sta facendo qualche sotterfugio, si muove. Sì, credo di sì. E musicalmente effettivamente, anche se è distante a livello musicale dal suono che hai sempre portato, è molto simile, come ti dicevo anche l'altra volta, alla tua attitudine. E perché come se questo match che avete fatto è molto bello. E visto che ancora ci stai collaborando, perché... No, sto beccando i suoi... Cioè, lui più che altro, lui collabora molto con Drill Liguria. Sì. Con i ragazzi di Disme e Vaz. Com'è questa chitarrina che ti obbligano sempre a mettere? Non vuoi più?
No, io per ora mi sono limitato l'EP di Disma e Vaz, l'ho registrato tutto io da me. Ah, l'hai fatto tutto tu? L'ho registrato, sì, registrato tutta la parte, anche le editing, queste okay. cose qui, più una mano tecnica. Analizzami, c'è Drilli Gore, cuore mio, ciao, analizzami, come stai? Analizzami, di che squadra è? Analizzami, è Genovese Cogoleto. Ok. È una ragazza che streama molto forte, lei. Conosci, è già conosciuta? No. Hai avuto piacere? No. Avrai. Ciao, piacere. Ginocchio, lo vedo bello fresco in questo periodo. Sì. Grazie, caro. Sì, perché mi sto lavando ultimamente. Da quando non ho più i sociali, ma... Da quando c'è il lockdown mi lavo, vado dal dentista, cara. Cara. Adesso mi metto anche i denti, così non perdo più il cazzo. Io vado anch'io a mettere i denti. Ma due coglioni questi denti, eh? Tanto di detergente. Ma che cazzo sono il capoplasma? Oh, dove vai? Ma dove vai a metterli? Qua in Italia o scegli? Io volevo andare all'estero, ma non... Albania, si può dire. Vuoi andare in Albania? Mio fratello è andato in Albania. Sì, tuo fratello mi aveva chiesto di andare con lui e non ho voluto andare perché... Non era assicurato. Non era, era strana la richiesta che mi aveva fatto. Poi sono tornato. IVA. Torni dopo una settimana senza un euro e dici, ah cazzo, dovevo andare dal dentista. Sì, senza un euro, senza denti. Allora, stavamo facendo una reaction, 2 anni che non sento mio fratello, spoglia il cellulare. Oh, ma ce l'hai ancora la partita IVA? No! È così. Però raga, la famiglia è la cosa più brutta. Allora, c'è la Turchia che spinge queste robe, l'Albania, anche la Romania, la Croazia. Però alla fine sto andando a San Donato. È la quinta della lista. Bravo. E poi c'è San Giuliano Milano. La Giampè che non ti raccopre la situazione sanitaria. Adesso mi devo contrattare. Scusa, già mi stanno trovando la casa e tanta roba. Minchia! Faccio veramente bisogno di qualcuno che no, ringraziare pubblicamente siamo fake per avermi aiutato. Nomade, nomade, poi senza la casa piange. Io non ho capito. Anche meno, Ginocchio, ti stanno trovando la casa, adesso mi sembra così bello anche essere meno, scazzato. Anche meno. Grazie. Anche meno. Anche meno, guarda la telecamera. Anche meno, facciamo gli adesivi. Qua la telecamera, qua. Ma tu non fai gli adesivi? Anche meno. Anche meno. No, non si vede, vabbè. Anche meno, vabbè. Meno A. Per toccare ho spaccato tutto. Ginocchio, tornerai a collaborare con Salmo? Ma magari, se lui c'ha tempo. Cioè, sto fa 2000 cose. Cioè. Ne parlavamo prima, non si può dire, però ne fa È molto impegnato Maurizio. Magari sarebbe una gioia. Oltretutto sì, l'abbiamo al scoperto. Al contrario nostro che non facciamo un cazzo. Bravo. Veramente. Oltretutto abbiamo scoperto nel disco proprio che a livello di produzioni avevo già sentito qualcosa, ma nel disco tuo si sente proprio. Vabbè, il tipo è un fenomeno, raga, cioè. Musicalmente è spacco. Vero, vero. Poi opinabile, può piacere o non piacere quello che fa musicalmente parlando a livello di rap, di scrittura, però raga, quello è un fenomeno. No, poi fa un sacco di robe, dai. Attore, regista, ballerino. Anche tutto, circondato da gente. Parrucchiere, tutto. Cioè, parrucchiere. Un po' meno produttore esecutivo. Sì. Fotografo. Fotonico. E invece... Non c'è cazzo da fare, si metta di fare i miei Aggiusta anche computer, eh. No, io non esiste. Salmo è un fenomeno di 360 gradi. Chiedi perché non streama più su Twitch. Cioè, vai cazzi suoi, perdona. Sì, forse non ha la casa. Perché voglio una vita. Voglio avere una vita, scusatemi. E poi mi mette l'ansia. Stavo troppe ore attaccato a sto cazzo di PC. Stavo diventando un gamer. Bravo. Stavo diventando un gamer e non ho più l'età. Sono lento, perdo le partite. Vero? Bestemmi. Vero? Cioè, comunque... Cazzi, quei ragazzi di 11 anni a Crash Royale anche io. Oh, per essere gamer devi avere i riflessi, raga. Sotto sì, i 20 anni, se no sopra non ce la fai, raga. Cioè, faccio fatica, ci ho provato, raga. Perdo tutto. Però gli retro game nostri. Ma retro game ci giochi tu e lui che vanno a 30 bravo. FPS, perdonami. Siamo in tre a giocarci e. E vinciamo tutto, da solito. Di noi. Poi ti dicono, sei uno sfigato, sei vecchio. No, no. E poi provaci a giocare tu a retro game. Sai che siamo andati lì alla Games Week, abbiamo sfidato. Abbiamo sfidato gli sfigati retro game. Io gioco solo a COD. Intanto qua pigli i mazzati. Intanto a me mi hanno massacrato. Intanto a Super Mario ti spacco il culo e mi dissocio. Io a chitarrino, raga, ho preso una fracca di sberle da un ragazzino. A Guitar Hero? Sì, perché ho sfidato i ragazzi a Guitar Hero, è arrivato questo qua, fa oh, io sono bravo, mica prende difficile. Certo, sei Slash. Sì, ma io, cioè, sette, no, guarda, quanto era? 2012, 2010, ero bravissimo, andavo in giro a fare il contest. Sì, sì, contest, di Art Guitar, cosa, no? Facevi anche le move, era una cosa figa. Ma io vi faccio una domanda, sto Games Week, vi siete divertiti? No. Vero? Zero. Io ero depresso, sapete, ero ancora più depresso. No, ma perché? Io ho visto bello pieno di sparare in bocca. Cercavo una pistola a parte l'incontro con la sicurezza. Che però c'è stato un incontro con la sicurezza che voglio dedicargli questo passamontagna. Questo è quello di Anna. Questa è mafia trans. Vengo dal bando con le buste. Non era no, loro così era rotto. Vabbè, così è Pussy Riot, vai. È più bene. Allora, oggi che è la giornata contro la violenza sulle donne,
non stiamo picchiando le donne oggi, infatti. Porto questo, indosso questo passamontagna rock. No, praticamente eravamo con la sicurezza, ci ferma la sicurezza a luglio. No, luglio. No, no, i grandi vieni con noi. Ma davvero? Non hai capito, non mi avrete mai. Da, 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 da. Poi passava un tipo vestito da sbirro, quello di... Di che gioco? Di... Ah, Resident Evil. Bravo, sì. Arriva lo sbirro di Resident Evil. Oh, sbirro, sulla mascherina. Così, no? No, aspetta, lo sbirro allo sbirro? No, è tolto. Security, noi, capito, security, noi security gang, così, no? No? È passato sbirro, dalla sulla mascherina. Oh, Pikachu, sulla mascherina. Senti, 40 minuti a fare... Cazzo a fare, sì, tutti i cosplayer. Oh, sulla mascherina, coglione. Tipo, cioè, già mascherati fino no, alla ma morte. Poi, prima del Covid, avevano tutti queste minchie di mascherina, la Games Week. Ma lo Sheiko, lo Sheiko Trap è molto meglio. Sheiko Trap. Prima di far andare via, controllategli le tasche. Ma perché? Ma che cazzo si deve rubare? Ma per favore. Ho già scavallato tutto prima di venire. Ma quindi sei diventato uno della security? No, sono amico di quello della security. Quindi sei amico delle guardie. Come noi. Sono guardie delle Games. Noi comunque abbiamo una grande sorpresa oggi. Perché qua a trovarti è venuto il commissauro. Io chiederei al commissauro per favore di venire a salutare i Noki. Questo tra un po' arriverà, quindi commissauro di polizzaure. Ma non c'è documenti, vabbè. Andrei bene a lui, guarda, io mi dissocio. Però è un commissario di una volta. Ma stai già... No, io voglio parlare di Gaemon, cazzo. Gaemon che rappa dopo 20 anni. Grazie che hai fatto rappare Gaemon. Hai fatto tornare a rappare Gaemon. È stato lui, io non sapevo neanche se Sarah Cosmos di rappare. Non hai visto Sanremo? No, non lo sapevo. Sì, ma non pensavo che avessi messo di rappare. Adesso fa lo scultore. Ma non è vero. Artistico. Fai cazzi in terracotta. Si può dire? Sì. Si è arrivato, aiuto! Se ne si veste anche la cazzo in terracotta. Il commissauro ha una domanda per te, Inocchio. Vieni, ciao, commissauro. Sono un dinosauro dell'impo. Vieni a favore di camera, per cortesia. Vieni giù, commissauro. Ecco. Il commissauro è più vecchio di me, questo. Più è il commissario dell'hip hop, scusa. Okay, ma quando me lo rifai non ne avrete mai due? Il remix? Sì. Due? Non lo so, nel 2000... Il 2002. 32. Senti, no, ci sono ancora, non è che muoio. E tanto te ci sarai sempre, no? Scusa, non sei mica morto. È un fossile. Sì. Mi puoi mettere un cappellino e mandarla a far culo? 20 euro dal giurassico comunque. No. C'è stato il condono col triacetico. Senti, commissauro, grazie. La salutiamo, grazie per l'intervento. Ma lui è amico di Cru di Novara di una volta, tipo. No, lui non è. Dapa, lui, Dapa, grande. Lui è quello che scrive i commenti, le recensioni sotto i nostri post di Instagram. Tutte le cattiverie le scrive lui. Le cattiverie sono le avete later. Sì, ho pagato che ci scrive le descrizioni, ragazzi. Spettacolo. Sapete cosa fa? No, guarda che è una cosa molto figa. Sì. Perché la gente pensa che siamo noi a scrivere cattiverie verso gli artisti. Invece cosa fa il ragazzo? Prende, gli fa un giro su tutti i forum e le cose, legge che cosa dice la gente e lui riporta proprio come fanno i giornalisti. Okay, i peggiori insulti. Non i peggiori insulti, quello che pensa realmente la gente di quello che ascolta, ok? Ok. Poi, poi gli artisti vengono da noi dicendo avete scritto questo, siete delle merda. Cioè, io dico, cazzo, ma sta roba è quello che dicono gli altri. Perché poi se guardi la reaction, diciamo tutt'altro noi, raga. Vabbè, scusate. Ma ci sta. La mia roba. Basta dissing? Mi sono rotto il cazzo. Perché? Perché l'ho fatto troppo. E adesso... poi perché in realtà non ce l'ho più con nessuno. Adesso cioè, l'unica che vorrei dissare è la mia ex. Dici, e non posso perché da solo carte. Perché sono stronzo io. Sì. Però questa cosa nel disco è venuta fuori con una bellissima frase che io mi sono stupito, dove parlavi di Milano, forse proprio in Duomo, dove facevi l'elenco dei ragazzi e dicevo suonare con Rondo, ragazzi. È arrivato anche il momento un po' di propsarli. Ma secondo te secondo me allora c'è stato quel periodo in cui il rap è diventato commerciale. Mm-hmm. E io lì ho dissato tutti. Perché ho detto, raga, però un minimo di coscienza ci ricordiamo chi siamo, da dove veniamo. E loro, no, rompere i coglioni, sei fallito. Parli così perché non guadagni. Vabbè, comunque, guadagno anch'io. No? Cioè, alla fine, scappi ai tempi, musica. Quando io facevo i miei dissing, avevo le mie ragioni, che non erano di hype. Sì. Perché ai tempi non si faceva il dissing per fare l'hype. Esatto. Ma per dire un qualcosa, ma lanciare un messaggio. Quando poi ho capito che, ma allora dissi perché fai hype, perché se non ti caga nessuno... E allora basta. Che questa è la mentalità di adesso. Ma quindi adesso non ha senso che mi metta a fare dissing. Questo è vero. Non ci trovo un... Vabbè, ok, non dici non e dai. Poi posso dire che secondo me dopo il Covid buttare merda su altre persone che magari stanno iniziando a crescere e bloccarli è brutto. No, anzi, se ho potuto ho dato una mano. Tipo, Baby Touché ha fatto il primo live della sua vita, la mia
aprendomi a Padova. Tu sei il ragazzo che ha fatto uscire il disco sì, da poco. Tuscè che spacca. Bravo. Fortissimo. Abbiamo fatto la recensione. Fortissimo. Lui mi ha fatto il primo live, gli ho fatto fare io a Padova, nella sua città, l'apertura. Anzi, se posso do una mano. Cioè, se vedo gente che c'ha voglia di rappare veramente, una mano gliela do. Se ovviamente vedo uno che vuole fare gang... cado le palle. Ma che mano ti posso dare poi? Di botte. No, ma invece è una cosa che quelli della vecchia scuola non hanno mai fatto con i giovani per paura della concorrenza. E a me non me ne è mai fatto un cazzo. No, vecchia scuola della serie degli altri, no? Perché okay. Tu della vecchia scuola comunque eri il giovane. Ok. Quando c'era la vecchia scuola. La vera, vera, sì. Ho tu avevi 20 anni. Sì, eri comunque sì, sì. Quello giovane. Sì, che... della vecchia scuola, sì. Capito. Quindi quelli che sono più alto di te di età, ai tempi non hanno mai spinto gli altri, anzi poco ci siamo dovuti a sudare sì. Poco ci siamo dovuti a sudare un po' perché c'era anche poco sì, ma un po' perché la paura della concorrenza, un po' perché volevano tenere lo status di essere gli unici veri fighi e decido io chi è vero non e figo. Non lo so bro, non lo so però comunque siamo riusciti a guadagnarci il nostro posto appunto è per quello che adesso i ragazzini non hanno più quel rispetto verso chi siamo, dove veniamo eccetera proprio perché non gli è stato fatto vedere un'inclusività. Guarda che secondo me ti stai sbagliando su questo, perché se ci pensi i tempi sono cambiati tantissimo, ora si possono prendere spazi anche senza qualcuno che vabbè, li blocchi, certo, certo. Però è la credibilità che manca. E quella te la devi creare tu negli anni con la vita, anche perché più la millanti meno ce l'hai. Cioè la credibilità te la crei veramente in silenzio secondo me, e negli anni poi ti ha conosciuto, può confermare. Sì, può dire sì, è vero, il tipo da 20 anni è così. Però che uno arriva e dice sono vero già. Un po' ti fa scoprire il naso anche perché dici chi che perché lo dici. Quello cioè, che dicono sono il mio disco è il migliore dell'anno. Siamo appena a febbraio. C'è bisogno di dirle perché poi fondamentalmente non quest'anno è il mio anno, tutti gli anni. Ma il disco dell'anno a febbraio, dici? Come siamo appena a febbraio? Magari tra 2 mesi c'è un'altra roba. Poi sono usciti un sacco di dischi quest'anno interessanti. Sia brutti che belli. Sia brutti che belli. Pensavo fosse ci fosse una moria appunto per questa cosa del Covid, invece c'è tanta gente che ha voluto spingere. E fortunatamente escono dischi. E voi che l'avete ascoltati un po' tutti la vostra top 5 qual è? Guarda che c'è ben poca roba. Okay. Poca roba. Allora, però sì. Allora, ti posso dire sinceramente, non so se Silent Bob mi è piaciuto. Silent Bob spacca. Touché mi è piaciuto. Si sente che il ragazzo il cervo deve migliorare, però. Però bravo. Chi ti dirò la verità, a livello di scrittura Marrakesh mi è piaciuto. Perché Marrakesh alla fine. A te è piaciuto molto di più questo disco che l'altro. Sì, a me persona, ma. Invece con. No. Il contrario. Ti do anche il crinale, aspetta, quando giocavo con le macchine. C'era sto crinale. Il crinale! Ma fai le live che facevi? Sì. No. Poi che altro? No, il periodo gaming. Il tuo repack era molto figo. Grazie. È stato molto figo. Grazie. E. Sì, però questo non volevo dirglielo perché poi sennò sembra che sei la mena. Sì, lì che fa cagarmi. No, ma in realtà. Non c'è comunque... solo il scratch, voglio dire. Proprio da te non me l'aspettavo. Perché? Hai litigato con Tizio. Sei tu il produttore. Assolutamente, anche se no non eri qua. No, che siccome ero depresso, non ho seguito un cazzo. Ah, ok. La verità è questa. Ma senti, ho scritto le rime e basta. Tutto il resto ho delegato. Ovviamente io non voglio farti questa domanda, però la terza volta che la tiri fuori, non vuoi dirci perché eri depresso, facciamoci capire. No, facciamoci capire. Okay. Cose di famiglia, basta. No, giusto perché lui, poi la gente ti fa domande. Va bene così, non ce ne frega un cazzo, noi siamo qua per parlare di tutt'altro e di divertirci. Scrivi meglio quando, ecco, sei giù, quando sei spensierato. No, scrivo meglio quando sono spesso allegro. Sennò mi vengono fuori robe comunque cattive. No? Cattive che poi non vuoi pubblicare per motivi legali o perché dire poi magari mi passa e mi pento? No, nomi non ne faccio sulle canzoni. No, però preferisco stare up. Cioè, se sto up. Certo, viene fuori altra roba. Cioè, anche trasmettere le robe negative quando sei up è meglio. Sì, perché. So come dire, sì. Sì, è meglio stare up. Quindi ritorniamo up. Se per favore Dio fai smettere di piovere, non mi vedi Dio? Se mi segui su Instagram. Sì, ma perdona. Fai smettere di piovere, per cortesia. La città perché i Nokia è meteoropatico. Oh. Poi il Natale, ma scusa, non ha piovuto per mesi. C'erano le campagne secche qua. Non raga, ho preso lo scooter, non fa altro che piovere. Da quando l'ho preso. Che scooter hai preso? Un Piaggio, uno scooter. Brum, scooterone. Ah, il T-Max. T-Max costa troppo. Ma è una... Allora, io avevo l'MBK, il booster, Next Generation, quello col sottostella. C'avevi la Mantmint da Polini? Me l'ha rubata. Mi ha rubato il motorino. Mi ha rubato il motorino. Quando si modificano ancora i motorini? No, ragazzini ormai fanno il TikTok.
per il monopattino modifico monopattino sì vabbè quello lo modifico anch'io, attacco all'USB, è la stessa cosa, ma no il monopattino attacchi USB, ma non ci sono più tanti che modificano, ma non c'è più quella passione di vivere pericolosamente. Più che altro c'è troppa roba, costa poco, perché modificare, no? Te lo compri nuovo. Penso che forse la gente sia un po' consumista. È una cazzata. No, però può essere. Effettivamente io vengo da una generazione che voglio mettere le mani sulle cose. Io ho preso questo scooter che comunque è una merda e ho detto al tipo... E al King? No, è un Piaggio. Cioè, al King degli scooteroni di Barona. Ho detto, ma lo mettiamo a posto. Ma cazzo, metti a posto, compratene un altro. Cioè, proprio la mentalità è compratene un altro. Il King degli scooteroni di Barona, cioè, perdonami adesso. Mimmo, il King degli scooteroni. Sai, ciao, che io vado a destare Mimmo il spacca, cane. Fa drill, eh? Dopo gli fate ma serio? Sì. Ma cioè, vende gli scooter anche? Vende gli scooter, però fa penna. È il King degli scooteroni, Daniele. Ma ci cazzi ne due volte, alla terza te lo devo dire, stai zitto. Penna, fa cose. Cioè. È King degli scooteroni. Senti una cosa, io posso cercare a destrare e passo per andare lì e c'è Lady Caravan. Che vendi camper. Scusa? Lady Caravan. Anche la regia ha chiesto chi è Lady Caravan. Dimmi cosa. La regia, scusa. Di Torino. Ok. Ce lo noleggiamo un camper e andiamo a fare il tour itinerante col camper. In Romania. Beh, c'è okay. bisogno in Romania. No, se andiamo a est lo faccio, se no no. Cioè tipo arriviamo fino a Mosca. Draganasti. Diciamo Timisoara, non so, ma sempre intrigato. Ma non sono mai andato in Est Europa? No. Ci sono le donnine lì, eh? Mi hanno detto che c'è della... Carine. C'è della... Parte a casa con pochi, pregna. Con poco. Vabbè. Perché non è che non mi dissocio dalla prostituzione. Non era prostituzione, nel senso che un poco ci metti poco poco tempo, spesso come a pagamento? Sì. No, dici tanto, tanto pago lo stesso. No, perché mi dissocio. Come pago lo stesso? Mi dissocio. Oggi giornata mondiale contro la violenza sulle donne. E anche sugli uomini. D'accordo. Quindi, quando è giusto dare un'anfibbiata in faccia a una donna? Mai. Neanche quando prendi un gattino e gli cava gli occhi per fare un video su YouTube e prendere i soldi dai feticisti. Mai. Sono combattuto, ma ha ragione. Ha ragione, devi dirgli brava. Brava. I carceri femminili vanno chiusi. No. Perché le donne non hanno mai torto. Bravo. Vedi. Hai capito? Oh. Giusto. Non sbagliano mai. Non puoi carcerare una donna, è violenza sulla donna. Ho guardato questa serie bellissima di Disney Plus che si chiama tipo non mi ricordo qualcosa sulla fine del mondo, perché muoiono tutti gli uomini, rimangono soltanto le donne uniche due persone che rimangono in vita sono un ragazzo cisgender e non fai quelle facce, è cisgender. Cisgender è un etero che però ha il cromosoma Y. No. L'etero è l'etero maschio che dice sì, sono etero maschio, mi piace la fredda. No! Cioè, quello è cisgender? Sì, normale. Ma c'è il cromosoma quello normale che non lo puoi dire. Ma che cazzo dici? Normale non lo puoi dire. Normale non lo puoi dire. Bravo! Perché è normale adesso? Vediamo. È normale che mi piace la figa, no? No, cioè, no, non è normale. Come non è normale? Il mondo è normale. No, non è normale. Ma allora, se ti piace la figa orizzontale è normale, verticale no. Dipende sei qualcosa gender. Allora farsi caccare in qualcosa gender. Da quelli vestiti da Sailor Moon è normale, chiedo per un amico. Lo so. Al Games Week. Games Week giocavo con c'era un c'era uno che faceva ha giocato con me. Che cagava le palline da ping pong. Sento la picciola. Quelli che cagano le palline dalla bocca. Non so niente io. Vestito da Sailor Moon. Oh mio Dio. A comunque bocca... Games Week ci sarebbe voluto più palline da ping pong e meno costumi da Pikachu, secondo me. Guarda che in realtà allora l'errore è fondere i fumetti con i videogiochi. Okay. Sono due cose totalmente diverse. È vero, infatti sì. A me i fumetti non mi sono mai piaciuti, i videogiochi. Appunto, cioè se io vado a una fiera del fumetto voglio andare alla fiera del fumetto, non voglio andare da uno che va lì soltanto per vedere il suo youtuber preferito che gioca ai videogiochi. Voglio andarmi a comprare i fumetti. Games Week quest'anno non era né carne né pesce, purtroppo. Però c'era gente. Hanno unito tante cose. Sì. Unito tante cose. Hanno accorpato perché... Hanno unito sbandieratori anche di Siena. C'erano sbandieratori, Vegas Jones. Cioè, c'erano delle combo particolari. Ricostruzioni, no? No, c'era Anna Pepe. Neyma Ezza, Anna Pepe. Resident Evil. Resident Evil. E Bubble Tea. E Pikachu. Pensa all'organizzatore che ha detto, ho avuto un'idea. Brava, la terza stagione di SM Magazine. Mancava Giovanotti e poi c'era Tucci, eh. Facciamo anche noi una fiera della musica in cui c'è uno che, non so, questa fa il citofono. Uno che ti fa il corso di tastice. Bravo. Uno che fa un dog. Ci sta. Posso morire. Puoi fare... No.
Bologna United freestyle al contrario, però. È l'ultima barra. Fate delle domande a pagamento, pagano 10 euro la domanda. Donate. È il primo. Donate, dai. Comunque, sinceramente, c'era anche Social Babbo. Sì, che si è fatto arrestare perché ha altri impasti falsi. No, perché noi quando stavamo prendendo da mangiare, l'ho visto. L'hai visto? Che lo arrestavano? Te lo stavo per dire, poi ho detto no, vabbè, meglio di no a prescindere. E poi ho visto che c'erano dei tipi col coso della polizia. È passato di fianco. Perché lui ha fatto le storie fiero, io c'ho il Green Pass falso. Ma poi con tutti i casini che ci sono per riaprire e fare una fiera, ma poi tu vai lì e il giorno, magari l'anno prossimo non la fanno per quei coglioni come te. Fatti il tappone. No, come per dire, magari c'è la gente che lo stava guardando su Twitch che non c'è andata perché dice vabbè, ma non ho fatto il vaccino per i cazzi miei. No, e tu vai lì e fai pure il cretino. Io il vaccino l'ho fatto perché ho ceduto al rischio dello Stato. Mamma mia. Però lo dico, io c'ho un bel profilo greco, visto? Sì, più greco che italiano, come diceva il padrino. Scusami, Pier, non lo metti con il mock. Scusa, Criverde, non ti sei neanche visto a sé l'ormuno, abbi pazienza. C'hai ragione. Possiamo... Però Sciablo che ha dato 300 euro. No, perché no. No. Ecco, Sciablo è uno che potesse dissare tranquilla la manina. Ma l'ho già dissato mille volte. Basta, cazzo. Basta, due coglioni. Raga, sono bello. Cioè, ma voglio spingerlo a dissare qualcuno in chat. Ma lascialo stare, ma mica la sala della faccia. Dista Zanf88. Zanf88 sei un fake, perché sei dell'89. Sei fake. Io che sempre a Bonola. Grande. Vedi che la gente chiede... Bis e props insieme. Oh, ma DJ Luigi lo senti più? Ogni tanto, l'ho visto quest'estate, un po' in crisi perché lavora molto. Okay. Sì? Sì, lavora troppo. Cosa fa? Fa il lavoro all'ANAS in ufficio, fa geometra. Luigi ha sempre fatto geometra. Ma grande, non me l'aspettavo. Ma qualche parte lo fa ancora? Sì. Che figo. Però l'ho visto, quest'estate un po' esaurito perché mi fa, sto lavorando troppo, effettivamente. Vabbè, non ce la fa più. Cazzo. Poi geometra adesso credo che abbia tutti i cazzi col governo perché devono fare cose. No, non so. Non ho idea, però era un po' esaurito. I cappotti. Quei tittini in centro sintini me l'hanno fatto rizzare. Parla con lui. Grazie, sei contento? Ma perché si è abbassato? Preferiva un cisgender, però ci piace comunque. Cisgender li vendono al McDonald's. McDonald's. Siamo al McDonald's. No, che poi non ci possiamo lavorare. Scusa, mi fai un cisgender, un becco cisgender menù? Sì. Buono, con la maionese. No, con il ketchup. Scusa, perché c'è un certo druido che dice: Fada, chiedi a Fabiano. Quella volta che fui in una puntata dell'ispettore Coriandolo. Sì, ho fatto la Coriandolo. Che cazzo è Coriandolo? Non l'avete mai visto. È una balla tarocco. No, è una serie TV figa. Vedi, sua madre lo vede. Sì, ho capito, ma sua madre è calabrese, lì è siciliana. Non è che è una serie TV dei Manetti Bros fatta Ma se vincevi i Manetti Bros non andavo a guardare. È una figata. Questo è figo. Del 2000, c'è anche Neffa in una puntata, in una ci sono io, in una c'entro dei Cosang. Vabbè, sì. È figo, guardatelo. Contento, ma non iniziare la vampira, però. No, ero troppo giovane. Vedi il nonnismo. Era proprio giovane. Io c'avevo 16 anni. Era il 98, ragazzi. Okay. No, aspetta, era morto da poco Joe, quindi 99, 98. Comunque avevo 18 anni e non ero ancora pronto per il cinema. Certo, grande cinema. No, invece secondo me è una gran pellicola. L'ho fatto vedere a mia moglie, bello. La cinefila, gli è piaciuto anche a lei. La cosa del santino di Sandro era geniale. Che è una delle cose di cinema che mi sono rimaste in mente. Non l'hai mai visto? Non l'hai mai visto? Zoro la vampira. Poi l'hanno fatta a Ostia nel palazzo dove abita mia nonna. Ah, ok. Quindi top. Molto con un grandissimo chef ragù, con un'interpretazione della Madonna. Ma anche cosa, Turi che faceva l'antiamericano del centro sociale. Faceva il prete lui. Possiamo dissare l'America una volta per tutti? Sì. Torniamo. Perché ragazzi... Dissiamo l'America. No, quando io faccio i miei pipponi e spiego ai ragazzi di oggi, che magari ascoltano la trappa a 90 anni, perché bisogna essere anti-americani? No, ma allora arriva gente di 19 anni a dirmi... Guarda che in America non è così. Io ho detto, allora, intanto non sei in America. Intanto c'hai 18 anni. Secondo, sei mai stato in America? No. E allora che cazzo parli? Ho sentito dire. L'ho visto su YouTube che in America c'è il ghetto vero, c'è i parola con la N che non si può dire, e hanno i cosi d'oro perché loro, frate. Sì, le armi con $100. Questi leggono i comunicati stampa e ci credono. Vai, vero, America. Fake?
vai in America, fatti un biglietto, io ho fatto così, lui Bandane ha fatto Unite. Noi siamo andati in America. Ma quando mi dicono i Bloods and Crips, ho detto, oh zio, smettila. Ma poi quando li spieghi vai a scuola, pieti il diploma, non rompere i coglioni. Quando li poi magari li spieghi che qua almeno l'hip hop in Italia è nato con dei valori che erano comunque anticapitalista, cioè non puoi fare l'antirazzista e non essere anticapitalista, perché è inutile che mi dici non no, la N-word, non la schiavitù e poi mi reggino con le collanine d'oro che li prendono con gli schiavi neri, i bambini. Però scusami, se le tipe giapponesi possono andare con le palline di merda nelle orecchie, perché uno può essere anticapitalista e non... Ma loro possono dire, sono freghi, c'hanno il cazzo e vinto, cioè quello è la vita proprio zero, è bioreciclabile ed è consenziente. Non lo so. Secondo me ormai è tutto sdoganato. Però non ci sono più le dogane. Ma non è bello. Beh, a parte questo, chi se ne fotte? Parliamo di palline, parliamo di gente che sputa le palline. Okay. Ci è andato via, ecco. Ci è andato via, possiamo parlare. Non ha nulla a che fare con questo. Assolutamente. No, invece io vorrei sapere, visto che se ne è parlato tanto, se hai voglia di parlarne del tuo rapporto con le droghe, del tuo rapporto, se continua questo rapporto, se si è interrotto. Se quando sei giù ti tiri un po' su, se quando sei su non oppure hai bisogno di buttare giù. Con tranquillità, penso essere... con due parole, mi dissocio. Okay. Bene. Va bene, va bene così. Sì. Allora, io sono ossessionato dal cibo, dal buon whisky, no? E dal complotto. Volete whisky? Lo facciamo portare. Facciamo whisky. No? Whisky o chilla? Si può fare whisky? Allora, diciamo che comunque la droga peggiore è l'alcol. Posso dire questa cosa da boomer? E le siga. Infatti ci abbiamo fatto una canzone. L'alcol mi dissocia. Però l'alcol, dai, è un mostro. È un mostro, quando bevi poi dici. Però beviamo. Caso. Sì, per me è un problema. No, allora, sennò è beviamo... vero. No, sai cos'è? È molto vero, perché l'alcol in Italia è legale. È culturalmente accettato. No, è normale. Anzi, è proprio che da bambino, guarda, che è difeso. È normale è difeso, avere... È normale avere... a tavola il vino, anche lo vedi da quando sei bambino, sì. Ed è subdolo, perché non te ne accorgi quando diventa una dipendenza, un problema, eccetera, eccetera. No, perché come un po' in America con le pistole, no? Qua, guai a chi mi tocca il vino, questo lo fa mio nonno. Fa schifo, infatti. Cioè, si sente che lo fa tuo nonno. Cioè, portami almeno uno di un'azienda proprio seria. Più un nonno bravo a fare il vino. No, abbi che si lava i piedi. No, perché anzi, cioè, l'ho fatto coi miei piedi, appunto, zio. Te lo portano nei bidoni della benzina. Tuo padre beve quel vino lì. Classico. Tuo padre beve solo quello, con orgoglio. Nelle 5 litri di plastica. Però non è whisky. Questo è l'amaro del vice capo. L'amaro calabrese. Tanto guida amaro Scilla, è buono, sa di mandarino. Amaro di Scilla? Sì, io bevo solo. Grazie Marianna ancora per tuo amaro Scilla che ci hai portato. Buono. Grazie Marianna. Una volta ubriaco veramente marcio, ti racconto questo aneddoto. Vai. Ubriaco veramente marcio, proprio che vomitavo e non camminavo dritto. Sì. Con due pitbull dietro, magari. Non è vero, è un'immaginazione. È tutto la uno scherzo. Statale, stiamo scherzando. Allora, questi sono gag che veniamo. Dopo che scriviamo, c'è uno scrittore che le scrive. Quando c'è da cambiare. Una volta mio cugino. Era mio cugino, infatti, non ero io. Era così ubriaco? No? Che mentre guidava vomitava fuori. Allora certo, ho visto una fiammata di scintille con mio cugino. Ma tu eri in auto con tuo cugino? Oh, che stronzo che sono, perdonatemi, me ne vado. Ah, ok. Ma vendi gli scooter? Beh, scusami. Oh, ma io sono un po' così. Lavoro tutto il giorno. Non è che faccio un cazzo come voi. No, chi conosce AB6 di Barona. Allora, io abito a Barona da poco. Saluto tutto il quartiere Barona, che tra l'altro mi ha detto di insultare loro. Non si sa perché questa. Ma proprio gente della vecchia scuola di Barona, sì. Mi ha detto mandali a fare da parte mia. Ragazzi, è reciproco. Quindi devo. Noi vi invitiamo a venire qua da noi a trovarci. No, vi facciamo conoscere, no, ma secondo me la gente che da fuori non ci vede, non capisce chi siamo, cioè non sa. No, dicono quelli non capiscono un cazzo e parlano di rap, però fondamentalmente tutti non capiscono un cazzo e parlano di rap, quindi allora, sai cosa? Allora effettivamente io. Se io vi chiedo chi è Smooth Hustler, tu sai una canzone di Smooth Hustler, un titolo? Nudelegram, vedi? Bello. Quindi hanno ragione, voi non conoscete. Allora io conosciamo l'hip hop della base dell'americano. Purtroppo nel rap, se non sai un titolo degli APMD, almeno noi siamo cresciuti che. Però, raga, io gli APMD e gli Onyx li conosco, ma non conosco i titoli. Se tu mi dici e dimmi le persone che. Shut 'em down. No, però una volta, tipo, io c'era la regola che se non sapevo almeno a memoria un pezzo di Gangstar o degli APMD non potevo rappare. Okay, cioè noi siamo cresciuti con questa educazione. Sì, molto nazi così. Un po' nazi. Ok. Effettivamente un po' è figo questa roba. Però era quello che odiavo della vecchia scuola. Perché io ho tutto. Allora, io ho però, una vita. Però noi ce lo siamo studiati a memoria, capito? Quindi quando arriva uno e parla di rap,
a noi grandi sta sulle palle. Però la cosa che voglio dire è che, cioè, loro forse sono il meno male in questa cosa qua, perché c'è gente che parla di rap, fa recensioni, che veramente non capisce un cazzo. Cioè, poi almeno una citazione in un pezzo, voi almeno la puoi capire. Hai detto Onyx, non so come, cioè, dire. Sì, cioè, allora, il discorso sono... è questo. Io non ho magari la cultura musicale che puoi avere tu, che può avere l'old school della parola. Anche Luke SD, vedi, l'ha detto Broken Language. Cioè, hai capito? C'è gente che comunque... Beh, Broken Language è famosissimo. Vedi, non potevi rispondere Broken Language. Ma non sapevi che era Rizmo Dust. Più che altro, io ho fatto difficoltà a fare... Ragazzi, sono cose di 30 anni fa. No, lo so. Che diceva un certo... No, è vero, bianche, raga, io ho fatto la vita, io ho fatto una vita... Era uno dei primi che diceva queste cose. Però possiamo essere... Era di rottura. Raga, possiamo essere sinceri? Io mi sono fatto 30 anni di lavoro. Non c'avevo il tempo di ascoltare il rap, raga. Fumare cannetta e ascoltarsi il rap. Ascoltami. Io ho perso l'infanzia. Io non mi sono fatto l'infanzia. Ed è vero. Io l'infanzia me la sono fatta a 28 anni quando mi facevo i cazzi miei sui palchi. Però, ritornando alla domanda, mi chiedevano: conosci AB6IX di Barona? In realtà no, non l'ho ancora beccato. Okay. Mi dicono tutti. Volevo dire, volevo fare l'avvocato di me stesso una volta. No, ma io vi difendo sempre perché dico: vabbè, ma perché ve la prendete con loro quando ci sono dei giornalisti musicali che veramente non capiscono un cazzo? È più facile perché non abbiamo nessuno dietro. Può essere per no, te. Ti dico. Tipo esempio di Michele. No, perché se Michele gli chiedo una titolo di Gangstar, non lo sa. Deve andare a leggere. Quello nemmeno io. Allora, ripeto, il mio problema non è neanche quello. Ma almeno io non mi metto sopra nessuno. Io non mi innalzo come king del rap. Io ho una cultura musicale a 360 gradi. Se, infatti, se voi tu mi parli magari quello, punk hardcore, se siete più sul pezzo. Io parlo di punk hardcore. Sì, ma anche di reggae, voglio dire. Di reggae. Cioè, Shaggy, commerciale commerciale, ma di reggae è vero. Un disco con Steve. Io sono sotto adesso con un Black Slate, non so se conosci. Inglesi, reggae anni 70. Anche quelli rocksteady, anche me. Però ti dico una roba. Noi, magari sai, tutta la cultura degli originators del rap americano, sicuramente abbiamo delle lacune, non lo nascondiamo e neanche diciamo che sappiamo tutto. Però certo. Io ti dico, se ascolto un pezzo, so dire che se è bello o no, o se è una merda o no, se quello è fake o no. In più ti dirò che io, ad esempio, di una scuola non so niente. Cioè, mi dice tutto lui. Ad esempio, questo, come si chiama? Young Dolph. Young Dolphing. Io non sapevo chi fosse. Young Dolph. Quello che è morto adesso. Hanno sparato che gli hanno sparato. Ok. Tra l'altro spacca. Cioè, oggi sentiamo una traccia in macchina. Spaccava. Però l'hai conosciuto dopo che è morto? Come ho fatto io con quel povero, con come si chiama? Con Tentazione, con quell'altro ragazzo Michael Jackson. Io lui l'ho visto dal vivo. Che era innocente, ricordiamo. No, no, e ti dico un'altra roba. No, io... Pop Smoke. Ma io e lui, comunque, innamorato di Pop Smoke, rispetto a tanti altri, fortissimo. Quando andavamo a scuola con i baggy, prendevamo gli schiaffi, perché andavamo con i baggy. Quindi ho il diritto di parlare di rap, perché io gli schiaffi per il rap e me li sono presi. E vaffanculo. Ti racconterò un aneddoto. Io e Gio Cassano eravamo quelli che pigliavamo a schiaffi quelli che ti vestivano largo. Perché non potevi. Se non sapevi a memoria il pezzo di Gangstar, non potevi essere largo. Ma porca puttana. Schiaffi volavano, pugni fatti. No, a me mi menavano, pensa, c'erano i marocchini volavano di Novara. No. Che non erano integrati... marocchini. Sì, erano nordafricani. No, non erano nordafricani. No. Per erano integrarsi... ragazzi di seconda generazione. Allora, per integrarsi andavano con i tamarri, con le TN, quelli che adesso si vestono trap. Con le squadre. Drill. E mi menavano a me perché ero comunista. Comunista, mi menavano! Veramente. E stavano con i tamarri che buttavano destra. Perché oggi non si... non è comunista. Ma io avevo la maglietta io del Che che del Castro. E mica tu ti chiamavi le tipe le rasta di merda, che scusami. No, non te la danno. Ho capito. I complimenti allora, euro di Che. È meglio mettersi la maglietta con la figa pelosa. No, quello no. Un po' di umanità. È meglio la maglia del Che per chiamarsi una rasta, che la maglia del Che per bucarsi e dire cosa? Perché tanti... Mi dissocio. Ma scusate, che meglio che la spilla della legge male. Dissocio è, c'è gente che fa dei crimini nascondendosi dietro la politica, io la usavo per chiavare. Ci sta. Non è un crimine. Chiavare is not a crime. Facciamo le maglie adesive. Io non sto chiamando un cazzo, se guardate su Twitch volete scrivermi in privato. Marianna. Non sto chiamando un cazzo. Ah no, c'è Onda, come si chiama? Marianna. C'è i brufoli, guarda. Quelli sono le pippette che comunque non mancano mai nella via, spero. Senti, invece, torniamo sul focus un attimo della situazione di cui stavamo parlando. Il discorso che facevi della vecchia scuola era un po' quello che mi dava fastidio e che mi... faceva tendere ad allontanarmi da un certo tipo di discorso. Invece io no, mi sono imparato a memoria.
perché tu vivi in quel, perché no, tu vivi perché in quella situazione. Ci credevo veramente tanto. Era un po' la prova per dire vediamo quanto ci crede sto ragazzino. Okay. Certo. Perché c'erano molti che si vestivano larghi perché avevano visto gli East 17, sai quelle robe lì, no? Beh, erano figli gli East 17 però. A noi dava fastidio quella roba. Tu te li sei riascoltati da poco? No. Ti sei ascoltato gli NSYNC, i Five? Vai adesso, quando avrai voglia, andrai a casa e ti riascolti quei cazzo di pezzi, blu. Ascoltati blu. Ok. Cazzo, era soul, R&B soul. Vabbè, aspetta, pop. Però c'era i soul to soul. C'era, certo. Cioè, l'R&B soul era un'altra roba. Quella era merda commerciale. Era merda commerciale, che però adesso è diventata mica roba di nicchia. Adesso è culto, però come è culto, what is love, baby? No. Certo. Ai tempi era una merda. Era una merda. Però è, come, però ad esempio, dico, adesso Sfera e Basta, magari diventerà culto. Magari tra anche l'altro. No. La... Però no, posso dirvi una cosa, raga? La riflessione che mi sono fatto io nel mio viaggio notturno. Guarda, bello, infatti risponde alle storie della mia tipa e non le mi dovevo tag. Scusa, mi piace ancora, sono ancora cisgender. Giorno. Mi piace stata la storia del cisgender. Bisgender. Senti, dicevo, ho fatto questa riflessione dicendo, noi per la nostra cultura, come siamo nati e come abbiamo vissuto, abbiamo delle fasi in cui abbiamo ascoltato tantissimo un cantante e ogni volta che ascoltiamo un pezzo, una canzone, un cantante ci riporta a quello periodo, status periodo, quella roba, sì. Ma c'è acqua ancora un po' da bere? C'ho dell'acqua, no, posso vale, l'acqua? Che l'acqua, capucci, la ruggine, la ruggine. Allora noi... Agua e spara la splanta. E io... Cosa? Pollice verde, io. L'acqua per le piante. Pollice verde. Basta. Da questa cosa devi guidare, sì, la barona. Devi guidare, quindi carico. Comunque, parlando dei ragazzi della barona che ci odiano, il piscio più piccolo bellissimo che volevo fare. No, è giusto che stiamo sul cazzo. Però, raga. No, sono quelli dello school che vi odiano. Allora, se loro, se io ho iniziato i terapi, quelli dello school. Se loro venissero, ci conoscessero di persona, capirebbero quanto è molto più simile alla nostra concezione wave, di vita e wave, vibe, diciamo, alla loro. Scusami Barlo, però ci tenevo a dirlo perché no, certo. L'altro ieri, esattamente no, ieri, è vero, avevo smesso con l'alcol, però ho rincominciato stasera per va bene, va guidato. Bene, dai. Raga, lasciatelo stare un pelodaccio, va bene così? No, no, però ho fatto 3 mesi senza alcol. Ma va bene, ma l'importante, la prossima ricominci. Ho perso 10 kg, confermo, un bell'uomo. Mi ricordo, sacco la box. Io volevo dire una cosa che sembrerà un po' spocchiosa, però in realtà, mio malgrado è vera, abbiamo fatto più noi due stronzi ignoranti, no, è vero, in è 4 vero. Anni per il rap, per i ragazzi, è vero, andare infatti, nelle scuole. Infatti è vero, devo spezzare una raglia a vostro favore. È così, no, spezzato d'un tratto non ce la faccio. Spezzare una raglia a vostro favore, perché avete comunque spinto l'underground più di tanti altri. E continuiamo a farlo. E continuiamo perché a al contrario di Asse Magazine, che non spinge Cichi Realeza, che è... Ma Cichi è un grande. Cichi è uno dei più bravo, uno dei dischi, uno esatto, dei dischi che va nella top. Cichi Realeza spacca. Bam. Voi lo fate, quindi in realtà alla fine io vi approvo. Con infatti tutte sono le qua. Nostre falle, perché raga, siamo due stronzi che io non c'avevo manco internet. No. Il rap che potevo conoscere lo conoscevo da Cannabis Street quando mi compravo le cassettine che avevo tipo, i soldi. Cos'è che c'era in quelle cassettine? Cassettine c'erano FM Messaggeri, NCM. Grande. Legit. C'erano tu legit, tu qui. Tu poi c'erano Tricerus 5, c'era noi Bonfuck MCs, ma magari Sugar Gang, sai quella roba basic commerciale anni 80, io avevo quella roba lì, per me l'underground americano figo era quello, poi tutta la roba figa New York, ghetto mica ghetto, come facevo io senza internet, che abitavo a Novara nella risaia, certo, parliamo anche di tanto, comunque io abitavo Imperia nel 92 e mi ascoltavo i Mobb Deep. Sì, però tu avevi una cerchia di persone che faceva e viveva no, quello. No, mi sbattevo, andavo a Torino. Perché i Mobb Deep andavano a Rapallo in vacanza. No, però guarda che non c'era nulla. Cioè, in realtà ce la siamo sudata sta cultura. È per quello che ci sta sul cazzo quando arriva uno e ci vuole un po' di tempo ad accettarlo. È normale. No, certo. Perché ti ripeto, arriva il tipo di 18 anni, no, guarda che in America... No, ma io capisco perfettamente. Cioè, no, pure ti dice, guarda che in America c'è stato quando tu non eri ancora nato. A spacciare le magliette della Apple. Bravo. Va. Allora, no, a me dà sul cazzo, da punk hardcore, vedere i ragazzini che si mettono la maglietta metal, il giubbotto così è la punk, stessa cosa, bro. Io sono il nuovo punk, no, sono uno stronzo. È la stessa cosa. Però io il rap perlomeno ci ho preso gli schiaffi e poi vengono e ti dicono: ma sai che sono i Blink? E lì dice: va, mocco, va. Capito? È la stessa cosa. E ti dice: ma lo sai chi è Lil Wayne? No.
Io mi sono preso l'eczema al concerto dei NoFX. Tu non puoi andare in giro a dire che sei un punk. Io purtroppo di cultura rap americana. Questa è poca, questa è veramente poca. Ben poca. C'è stato il periodo in cui non ho ascoltato tanto, ma soltanto alcuni gruppi. Ero da solo, nessuno lo faceva. Okay. Mi sono sempre dissociato da tutte le tipi di compagnie proprio per questo tipo di mentalità e soprattutto perché io sono molto solitario. E poi ho sempre lavorato nella mia vita. Io non avevi tempo da quando avevo 14 anni sono uscito da casa, ho iniziato a fare il muratore e ho fatto l'albergato e sono sempre stato a lavoro. Non c'avevi tempo, no, ti capisco perché anch'io ho lavorato tanto, ho fatto l'operaio eccetera e mi ricordo che era sbatti perché c'avevi quelle due ore in cui non c'era internet. Devi chiamare il tipo, che cassette sono uscite questa settimana? No, perché sono al centro sociale. Oppure al centro sociale. E se avevi la distrofiga bene, se no ascoltavi. E poi ti dirò una roba, tu hai questa cultura del rap. Muratore a Cogoleto, brava. Insieme, grande. Insieme alla vecchia scuola di Barona. A Cogoleto lo facevi? Ho fatto le palazzine in alto a Cogoleto. Quelle che sono crollate. Che non sono crollate, ho fatto le palazzine tutti i balconi. E vi racconterò la storia della prostituta di colore. No, ci dissociamo. Ti dicevo, e che tu hai questa cultura, perché era solo hip hop. Perché io mi sono innamorato dell'hip hop veramente. A noi piaceva tutta la musica. No, è vero, quindi abbiamo dovuto splittare un po' la nostra biblioteca mentale, anche col metal, perché io se ti cito rock, metal, cose, te magari non li conosci. Io sai che ero un fan dei Frammenti. Che figli. Non so se te li ricordi. Dovrei avere il disco da qualche parte, dei Frammenti. Di Torino Area Industriale, la cassetta, la vendevo a scuola. Facevo l'istatuto. Ah, carini in statuto. Statuto però, sei commerciale però, avevano fatto la colonna sonora di 90esimo minuto. A Merci commerciali. Però erano fighi. Però erano fighi. Fatto anche Sanremo. Abbiamo vinto il festival di Sanremo. Abbiamo vinto il festival di Sanremo. Figo. Ci sta. No, ma poi parlavano di eroina, cioè parlavano di piaghe sociali, di lavoratori. Guarda che commerciali come sound. Però per me commerciale è comunque anch'io vengo dal punk, lo sai? Beh sì. Io vengo dal punk. Mia mamma ascoltava punk, mi portava ai concerti punk, dei Cramp. Mutoid, cose. Mutoid dopo. Mia mamma era tipo una del gruppo dei Crime Gang Bang. No, non conosco. Era punk anni 80, proprio. No, quello peso vero, hardcore, sì, figo. Sì. Sai che ce l'hanno preso? Sai che quel punk anni 80 italiano in Giappone? Cultissimo. In Giappone è culto. È cultissimo. C'è un'etichetta che si chiama Male Estremo. È fighissimo. E cantano in italiano senza sapere l'italiano. Spettacolo. Loro hanno preso questa cultura punk anni 80 italiana, proprio il punk hardcore e l'hanno rifatta tutto giapponese. E cantano in italiano, ma male, perché ovviamente non sanno tradurre i testi. E li cantano in italiano. È bellissimo. È proprio una bella cultura. Dovremmo fare lo stesso anche noi. Qua cantano in inglese e non in giapponese, no. Qua fanno i pezzi in americano con le tag americane, sono a caso. È vero. Rappano in americano. Ma infatti io ai tempi andavo in America per capire questa cosa. Perché Gio Cassano mi diceva, devi andare in America, se vuoi capire il rap devi andare in America. Quindi appena ho potuto sono andato. Anche lui è uno che è andato molto in America. Infatti gli chiederei un po' a Crivelli che non ha parlato un cazzo. Tu non hai parlato un cazzo. Ma ha detto un cazzo. Vabbè, sei andato in America? Sì, gli vorrei fare un'intervista io a Crivelli. Qual è stata la prima volta che sei andato in America? Come sono gli americani? Ma quanti anni hai soprattutto? 26. Sei giovanissimo. Sì. E quante volte sei andato in America? 26 7-8 7-8? Quanto tempo c'è stato? La carta verde? Criverde? No, quella da lì nasce il nome. Ho fatto tra il 2018 e il 2019 ogni tre mesi andavo più o meno due settimane. Ma facevi pisciare sulla schiena? No, queste cose non le ho provate. Come no? No. Però hai imparato l'inglese. Abbiamo detto. Se vuoi te lo racconti, racconta anche questo. Ah, io l'ho imparato giocando a Final Fantasy. No, io ubriaco alle feste a parlare con la gente che mi urlava con la musica, allora ti dovevi concentrare e da lì ti passa. Io l'ho imparato facendo il babysitter a dei bambini giamaicani che mi sfottevano ogni volta che sbagliavo una parola. Bella. Immigrato, italiano. La cosa migliore da fare questa. Sì, il bullismo basico per imparare. Quello serve nella vita. BB. Ma dimmi un po', allora, questa esperienza americana, diggato anche tu, lavorato con gente che lavorava negli studi? Sì. Qui è stato proprio a livello musicale. Lui a me mi ha spiegato la trap e me l'ha fatta piacere. Perché arrivava da una cultura più approfondita. Perché mi ha spiegato la cultura. Per me la trap prima era una malattia infettiva. Ma sì, era una tarantella di merda. No, era tipo, non ti sei messo il preservativo e ti sei preso la trap. Per me era così la trap. Vabbè, ci sta. E ti sei svegliato gonorrea. E ti sei svegliato biondo il giorno dopo. Invece lui mi ha spiegato la cultura trap e da quando ho parlato con lui mi è iniziata a piacere la trap. Sì. Il disco poi è partito da due settimane di chiacchiere. Sì, ho passato due settimane che lui mi ha spiegato, ho fatto dei documentari, Atlanta. Perché lui ha abitato ad Atlanta pure. Sì, no? Sì. Sono stato lì a casa degli amici un bel po' di tempo. È vero che si sparano con le galline lì?
No, non sono così. No, allora, al contrario, voglio, a me hanno detto, ma in Italia c'è il wifi. C'è wifi? Davvero? Alcuni sono un po' strani. No, aspetta. No, allora ti spiego. Noi siamo il terzo mondo, perché per loro gli italiani non sono bianchi. Sono stato. Gli italiani non sono bianchi. Cosa siamo? Siamo tipo... mafiosi. No! Quindi una no, cosa no, siamo tipo... Posso farmi raccontare da lui che c'è stato, per favore? Ma senti, io c'ho internet adesso. No, allora, sono stato comunque ad Atlanta Southside, dove... Scusami, io qui parliamo, non lo Southside, dove è nata Dai, parliamo di qui. America, ovvio che lì ovviamente non gliene frega un cazzo di quello che c'è fuori, neanche fuori da Atlanta, non fuori dagli Stati Uniti. Quindi mi hanno detto, ah, ma in Italia c'è... c'è il wifi, ma per me non lo fanno, non hanno idea, non gliene frega, no, che non gliene frega proprio un cazzo, diciamo, sì, come spottò, no? E quindi non guardano nemmeno alla musica italiana, no, zero, ma va, guarda, non che siamo noi gli intrippati, perché loro non gliene frega un cazzo, no, non gliene frega niente. Io andavo a New York nel Bronx, compravo i vestiti hip hop e li vendevo in Italia. Ah, you come in New York like la Mecca, eh? Perché Bronx è la Mecca. Atlanta uguale, vai negli studi, costano un botto, se la menano, poi ero bianco, erano tutti neri, quindi c'era del razzismo al contrario? Ovvio, io non ho subito. Più che al contrario. Parliamone di questa cosa. Black. Non è al contrario, è razzismo. Razzismo. Proprio razzismo. Ma sì, io sono stato in Africa. Però tipo... Musungu. Che vuol dire bianco. Da, no, vuol dire bianco. Ma secondo voi questo è un retaggio del passato di quello che hanno subito loro? Oppure è che loro hanno bisogno di farlo perché devono sentirsi superiori? No, è l'ignoranza. Come l'ignorante c'è qua che dice parola con la N di merda, là c'è l'ignorante che dice parola con la B di merda. No, di base è... chissà chi cazzo è questo, è pure bianco. Non è normale avere il diverso come quindi, giustamente, giustamente tu ti devi... che poi è vero, quindi io sono lì come... estraneo alla cosa, è vero, e quindi non sei nato lì, quindi ma poi entri in un gruppo, quindi devi di accettare la parola. No, non è che devi accettare. Allora adesso tutti quelli che siete qua voi devi andarci adesso... un po' piano piano, capito? Allora poi dopo un po', cioè magari dici vabbè facci beat, e lì non è che ti dicono ah ma che lavoro fai, quindi comunque posso farmi, e invece dicono ah fai beat, figata, fammeli sentire, eh. Magari piacciono, dici ok, non gliene frega più niente sei giallo, verde o blu, ok. A un certo punto musica unita, dicevi? Voglio fare uno spoiler. Vai. Grido dei Gemelli Diversi ha fatto un disco. Non dire niente. Ed è fighissimo il disco. Non spoilerare quella roba. E ci sono anch'io. Davvero? Questo non lo sapevo. Il disco sarà molto figo. Il disco sarà molto figo. Io sento solo della roba interessante. Datti fuoco, sì. Tra le altre cose, secondo me poi è una cosa molto più generale che... si fa la guerra sempre col vicino, e quindi il diverso è il nemico. C'era una freccia. Senti, non ho capito a chi era arrivato. Voglio un altro spoiler. Deda dei Sangue Misto. Ma che cazzo stai dicendo? Sta facendo il disco da producer. Ah, ok. E chi produce? E chi ci sei tu nel disco? Ovviamente. Deda, ma perché non rappa? Ti prego. Perché lui ormai è... Ma sta producendo come Deda o produce come. Come cazzo? Credo come Kazuma. Kazuma. Credo come Deda. Figata, Deda. Ma chi è da Street Rap? Raga, a me Deda... Vi faccio un altro spoiler. Vai. La Madonna di Fatima ha lacrimato la sborra di Ness. Di Ness, ah. Così, era per fare una gara. Questo era il terzo segreto, non dirò di nessuno Fatima. Però, che era ubriaca merda. Sai... è caduto un gelo a queste parti. Ti ha gelato. No, invece avete visto la nuova foto di Madonna su Instagram? Che no. Fregnone. Sì, ma è tutta finta. Ma col culo sotto il letto. Cos'è? No, dai, su. Donna. 60 anni di donna, signori, eh. Si è capito, ma è tutta finta. Capito. Io preferisco quella di 25. Cristina D'Avena tutta la vita. Un po' meno. Quali aspetti del rap si riescono a comprendere meglio in America? Una bella domanda. Aspetti, chiediamo a Crivelli. Sì. Vai, America, vai, America. Vai, America, lui è americano. Ma ti hanno appoggiato sulle spalle, sti cattivi. Ma non è successo? Ma ti hanno violentato, dici la verità. Dai, che sei ucciso. Quando è il drama che ci mettiamo? Il bullismo sta... Bibi, bullismo basico. Chiedetegli di Mr. Rizzo. Mr. Rizzo. È un ragazzo educato. Lui lo produce. È un ragazzo educato. Io lo dissi, lo produce. No, ne abbiamo parlato. Sì, ne abbiamo parlato. Hanno le lotte interne. Beh, ma come noi con i nostri amici che sono amici di merde, sì, glielo dico ogni volta. Ma sei amico di una merda? Oh, ci avete una domanda di riserva, chat. Siete in 600, non potete fare una domanda carina. Donna giovane, viene cos'è invecchiato. Test con voi? Test di cose dell'HIV. No, by night. Fate un freestyle. No, freestyle lo chiedi 10 euro, metti in. È vero, vogliamo arrivare a un hype train e fate un freestyle. Vai, dai, hype train. Ascolta un attimo, visto che sennò tra un po' te ne vai a fanculo. Lasciamo 8 minuti lui e Criverde a rispondere alle domande di tutto. Vai. Il pubblico, leviamoci dal cazzo. Vediamo anche le sedie. Ragazzi, così vi lasciamo qua, vi mettete qua davanti, bene, rispondete a tutti quanti quelli che volete. Noi ci vediamo tra 5 minuti, magari ti alzi e non fai il nano da giardino.
È abituato in America che era. Togliete l'alcol a Fabiano. Voilà. Bello. Buono, un ottimo. Ottima idea. Il bar si è spento, te lo accendo io. Si è spento. Sbandami gli occhi. Inizio per finire. Prendimi lo zio. Come sta Noiz? Non lo so. Porco. Oh, fate due domande a lui. Oh. Dai, parla di America. Parla di America. Parliamo di America. E... Okay, quando vuoi la switch, eh? Vabbè, allora, cosa volevo dire? Sì, vabbè, ma guarda come si è caccato. Ho visto XXX prima che morisse, infatti quando è morto eravamo insieme, cioè, mi ricordo questo dispiacere. Cioè, e... tu sei stato con XXX? Sì, l'ho stretto la mano. Gli hai stretto la mano. E poi l'ho visto. E li ho visti un po' tutti alla fine, quelli più grossi, quelli più piccoli, e devo dire che oggettivamente... Instagram non ti dà l'idea di quello che succede realmente lì, perché poi succedono tante altre cose che non si vedono, e quello che magari dici, ah, quello lì è un emergente, in realtà... Perché ti chiami Criverde? Allora... Questo mi interessa anche a me. Praticamente, quando ho iniziato a fare il DJ, mm-hmm. avevo sempre un New Era verde. Ah, dei Celtics? No, dei Knicks. No, verde, di New York, di Yankees, scusa. Verde. Allora, proprio mi piaceva verde. Va bene. E i miei amici, siccome ce l'avevo sempre, i miei amici mi hanno salvato come Criverde sul cellulare, quindi quando ho dovuto scegliere... Qual è il tuo compressore preferito? È l'1176. Ah. Tornerà un fit con Vacca? Sì, tornerà. Eminem l'ho incontrato, sì, ma non l'ho mai incontrato. Un fit con mezzo sangue, perché no, why not? Fit con Nicola Siciliano, l'abbiamo fatto. Quale camera guardo? Questa? No. Quella. Il fit con Nicola Siciliano l'ho fatto e spero che presto venga pubblicato sul suo nuovo progetto. Gioielier, ti piace? Sì, mi piace. Spacca, Gioielier, spacca. Un fit con Gesù Cristo, l'abbiamo fatto a Pasqua, poi praticamente lui è morto. Devo uscire il 24. Dovevamo uscire, io non sono rimasto lì a guardare. Mi sono addormentato. Ma poi la sua etichetta l'ha bloccata. La sua etichetta ha bloccato l'uscita. Però io stavo uscendo con Gesù. Stavo uscendo con un Gesù. Gioco di magia. No, non è un gioco di magia. Sto parlando di Gesù, lì faccio i tarocchi. Ma mi fai i tarocchi? Vai. Ci giochiamo il libretto. Sei capace? I tre tarocchi sono questi. Della trap. Cioè, dimmi basta. E tu devi dirmi basta. Basta. Ok, adesso abbiamo tre carte: passato, presente e futuro. Dai. Passato. Amante uomo. Bam. Vedi che ci beccano. Presente, il consultante, che sono io, ci stiamo consultando, la siamo fake, le case, Madonna, no, futuro, la gelosia. Perché? Non più, te la sei volata, poi la bicicletta e poi... Amici, e poi ti rubano la bicis. Ci becco sempre con i trapparocchi, fammi un altro. Allora, però devi essere positive, se no le carte ti danno anche quello che tu richiedi, insomma. Okay. Sei positive. Sei positive. Pezzo allora. Top di Medioevo secondo voi, sto strong. Aspetta, qua chiedono chi sopporta chi. Cos'è? Sono io. Se tu sopporti lui? No, sono io. Sei lui che sopporta me. Lui è il mio badante. Futuro. La casa. Hai visto? Devi farmi positive. Non avevo detto. Fammi positive. Dai raga, continuate pure, volevo solo fare i tarocchi in live. Futuro con piscina, no? Iniziamo con la casa, poi d'estate ci vai. È vero, inverno. Allora, Inocchio e Jake Disgue, non succederà mai. Luke SD grande Luke. Cerco un beat assurdo, vero? Porco due. Orra, qua. È vero. Vedi ancora Gino? No, per fortuna non lo vorrei mai più rivedere in tutta la mia vita. Top fit Clementino in occhi Dancy, probabilmente succederà. Che ne pensi di Pachi? Che sta? Figo Pachi. Fa il suo, assolutamente. C'ha da dire, quindi ben. C'è fit con Mattak, ragazzi. C'è un fit con Mattak e Morobutu che sta per arrivare. Cri, ti piace campionare? Sì, ultimamente preferisco far suonare e suonare. Quindi coinvolgere più gente, cioè non star da solo, ma... Racconta del tuo primo rave, 23 Brusco. Tu hai mai fatto i rave? No, zero mai. Io il primo rave l'ho fatto a livello 57, credo tipo nel 99.
Però ho fatto una serata con Zarra e che mi ha raccontato Zarra ne ha fatti tanti. Vogliamo un fit con Gue? C'è, cioè, esiste già, ne abbiamo fatti un paio con Gue. Fit con Colle del Fomento, ecco, questo mi manca, questo non l'ho mai fatto, però l'ho fatto con Grido dei Gemelli Diversi. Fit con Mr. Rizzus, non sono ancora pronto. Cosa fai a Capodanno? Non lo so. La Paquita 96, tu cosa fai a Capodanno, la Paquita? Dove vai? Che luogo frequenti? Primo approccio. Allora, cosa pensi di Sfera? Sopravvalutato. Fit con Capa l'ho fatto. Fit con Massimo Pericolo, spero. Quanto starei a Milano? Per adesso starò a Milano forever, diciamo. Ti è piaciuto il rave? Quale? La Paquita, vengo a volo. Ma a volo dove, zia? Inocchi, ce l'hai una penna? Ne pensi di Fedez? Se ti ascolterai l'album... Ecco, tu ti ascolterai l'album di Fedez a mezzanotte? Per curiosità, perché no? Sì? Perché no? Cioè, da quello che ho capito... Che ore sono? 10:30. Cioè, non sono un fan, non lo sono mai stato, però da quello che ho capito la sua musica, non, la musica non è più il suo... Perché di vivere. Esatto, quindi se l'ha fatto tranquillo. Per o Bushido? Eco Fresh. Mi è piaciuto il cambio di inquadratura di Fabri che ha fatto su Mock, Inocchi, no? Mock. Gliela fai di nuovo, Fabri, per favore. Guarda. Eccola. Allora, inquadraturonas. Per farmi vedere il tatuaggio. Spiega il tatuaggio. Dono di Dio. Wow. Oppure dipendente dalle donne. Ah, sì? In base, allora, in base a chi te lo chiede. Dalla... Il gender qua sul sopracciglio, te lo vuoi tatuare? Raga, sì, noi però dobbiamo chiudere. Io devo andare, che la diretta è finita, grazie a tutti, è stato un onore stare qua. Spamma la roba di Bolo by Night e spamma tutto quello che devi spammare, vai. Allora, ci vediamo all'evento Asian Bolo Fake. By Night, seguite Bolo by Night, seguite Asian Fake. Vieni a farti vedere. Dai, che non trimmate il repack, se no vengo a casa vostra uno per uno. Guardate che bella Asian Fake. Guarda, ci abbiamo anche Silvia Asian Fake. Qua dietro. Silvia Asian Fake, fidanzata. È incinta anche, ma non lo sa ancora. Non è incinta anche lei? Non lo sa ancora, ma è incinta. Per favore. E Fabiano si dissocia dal bambino. Ma perché gli fai questa inquadratura? Che cos'è questa inquadratura? Ovviamente mi dissocio dal bambino. Che marca è quella del canguro? Australia? Quella del canguro? Che non è il mio sponsor. Turtleman, raga. No, che cosa pensi di chi non mette gli scratch nel disco? Che è... Gender? No! C'è un po' gender. Inocchi un po' di Coca-Cola. Bravo. Cosa ne pensi di Kai Swan? King. Ubriachi mezzi raga dai, no, Rondo da Sosa non lo spingo. Hai 2 euro che devo andare a Pisa, sì. Se mi lasci l'Iban te li mando subito 2 euro. Hai 2 euro per il cane? Questo andrà in tutte le reazioni, mi sa. Ragazzi, ultime domande che stiamo per finire. Sì, è finito da un minuto. Possiamo con... Ultime domande, veloci. Remo Tecnos Grande, numero uno. Dai. Tutto in un botti, subito. Sì. Caino, ketamina, ketamina. Dai. Vuole il che ne pensi? Dai. Cosa è successo con Gino, l'infame? Quello padre Luigi Monti. Dai. Ciao. Grazie, ciao ragazzi. Grazie a tutti.